Salute signori, questa puntata sarà di presentazione orologi da tasca, orologi molto interessanti dal punto di vista storico. Parliamo di Gondolo, un orologio che è stato prodotto appositamente per il mercato brasiliano. È un orologio che fa parte di storia di orologeria di alto livello, con soluzioni cronometriche. È stato ordinato da rappresentanti di Patek Philippe a Rio de Janeiro con soluzioni più avanzati tecnicamente. Allora, e saranno orologi che hanno cosiddetto collo a cigno, che vi spiegherò dopo facendo vedere movimento come sono il funzionamento di questa soluzione di alta orologeria, e sono proprio questi orologi che sarò fortunato presentatore di questa puntata. Il primo orologio che vi presenterò non è ancora orologio Gondolo, ma è un motivo di presentazione questo orologio, perché anche questo è stato importato da importatori di Patek Philippe da 1900. Il 1872, Carlos Gondolo e Paolo Labrion di Rio de Janeiro. È un orologio particolare, sempre Patek Philippe, sempre carico. Sperando sempre che vi parte senza problemi. Ecco, è un orologio 1988, io spero che si vede. Oh là là, si è chiuso. Nel frattempo io cerco naturalmente estratto di archivio. Ecco, guardiamo questa stupenda incisione, che è confermata da estratto di archivio. Ecco qui. Ecco, perché dico che lo so che è stato importato da Gondolo e Labrion? Perché guardate caratteristica di scritta intorno. Ecco, prendo. Ecco, questa incisione intorno è caratteristica di loro importazioni. Questo Patek è stato prodotto per mercato brasiliano. Io spero che si vede anche dedica di imperatore di Brasile, Pietro, ultimo imperatore di Brasile, Pietro. Come qui vedete è data 1888. E lui regnava fino a 1800, un anno in più, insomma. Allora, orologio è stato prodotto in 1884 e venduto a giugno 1888. Questo monogrammo che adesso si chiude da solo, senza eco, come fosse una grande televisione, si è chiuso a fondello in quel modo. Questo monogramma G.S. è stato fatto da manufattura Patek Philippe. Qui dedica e souvenir di imperatore di Brasile.
1888. Ecco, un orologio raro. Dal punto di vista meccanico, sono 19 linee e ancora non ha questo movimento più sofisticato di orologi gondolo. Ce l'ha solo dal punto di vista estetico similianze. Orologio naturalmente in perfetto stato, guardiamo anche quadrante, che è un quadrante un po' tipico, se vogliamo, ma orologio è interessante. Ecco, richiesta di signore che mi ha affidato questo orologio è di 3.000 euro. Io sempre in ogni puntata vi ricordo che io presento orologi di privati. Ecco James, è arrivato oggi anche la tessera rinnovata di mediatore di orologi e oggetti preziosi, un pochino più piccola di vecchia. Ecco, un interessante orologio, richiesta, ripeto, è di 3.000 euro. E adesso orologi gondolo, che hanno una storia molto curiosa e interessante. Questi che vi presento sono due in stupendo cofanetto con dimensioni un po' diverse. Ecco. E orologi molto famosi, gondolo naturalmente, non sono stati prodotti soltanto da tasca ma anche da polso, e sono molto ricercati da collezionisti. Ecco, qui vedete in perfetto stato in due dimensioni, 56 mm e 52. Se mi ricordo bene, 52, sì, o 53, 56. Allora, questi orologi hanno una storia molto interessante. Allora, hanno inventato, gondole e laboriamo, hanno inventato una molto ingegnosa soluzione, divertente strategia di vendita. Come prezzo di acquisto era di 790 franchi svizzeri, che corrispondeva più o meno a stipendio annuale di operaio specializzato. È stato proposto a clienti un piano di pagamento dilazionato, e qui devo leggere di mia vecchia, perché questa è questione matematica, di 10 franchi alla settimana per un massimo di 79 settimane, comprendente iscrizione, e questo va bene, dico io, a un club molto particolare dove ci sono iscritti 180 membri. E ogni settimana, è molto curioso, si incontravano con capelli molto particolari, speciali, facevano le feste, e anche picnic, e facevano una specie di lotteria per ogni orologio, perché versavano queste quote e ogni settimana un orologio è stato pagato, in pratica facevano lotteria, e dopo rimanevano da 180 a 179 iscritti, perché ovviamente uno aveva già suo orologio così ambito. È un fantastico modo di vendere 180 orologi in un anno. Purtroppo gondolo ha smesso cessato di funzionare durante grande depressione di 1929. A me è molto, molto semplice per me parlare, perché io leggo, per la verità, un pochino
perché a suoi tempi ho risposto a un lettore, è una rubrica che tenevo alla fine di anno scorso, ho rinunciato per il semplice motivo che uno che comincia a fare commercio non dovrebbe, per me, dal mio punto di vista, non dovrebbe scrivere una rubrica del genere perché per questioni miei morali, insomma. Ecco, proprio scrivevo di orologio gondolo. Rispondevo, ecco, in nostro caso, e sono tutti e due in perfetto stato, con un bellissimo cofanetto. Ecco, guardiamo adesso differenze. Questo è più piccolo, vero? Più piccolo questo, sì. Devo guardare perché vedo. Ecco, guardate signori, ecco, iscrizione, proprio design estetico di Patek che vi ho presentato prima. È molto caratteristico per questi importatori brasiliani. Questo che era interessante, e questo è stato fatto, ecco, devo caricare, scusatemi, perché altrimenti non potete vedere bellezza di movimento, scusate, ma devo prendere in modo un pochino più comodo, ecco. Allora, qui è cosiddetta molla a cigno, ecco qui. Io spero che James sarà in grado di farvi vedere. E questa è una soluzione cronometrica di movimento. E tanti pensano che è stata inventata da Adrien Philippe. No, no, è stata inventata da un americano, George Read, nel 1867 e successivamente brevettata da Adrien Philippe nel 1881. È una soluzione molto rivoluzionaria per questi tempi. E proprio qui vediamo un esempio fantastico di movimento di, non dico più alto perché non è livello più alto di movimenti di Patek, ma già siamo a livello di cronometria, un livello molto buono. Cassa di questo orologio è un po' liscia. Per me dovrebbe essere un po' lavorata, significa che questo orologio è stato usato, visto che anche più piccole dimensioni, ma può darsi che era anche così. Questo non lo so perché non vedo segni di Loscher. Quadrante è in stato perfetto, non ce l'ha nessuna sbavatura. Insomma, orologio dal punto di vista meccanico, dello stato generale. Se non è perfetto, quasi perfetto, o può darsi perfetto. Non mi ricordo perché su questi orologi abbiamo lavorato tanti anni fa, allora mi ricordavo perfettamente Guy Loscher, non Guy Loscher. Qui non mi ricordo se su dimensioni più piccoli era liscia o Guy Loscher. Purtroppo non si può ricordare tutto e passano anni. Ecco, adesso dimensione più grossa. Sempre anche qui carichiamo come la nostra abitudine, è abitudine buona perché sono orologi. Ecco. Anche qui, come vedete, tipica incisione di importatori Gondolo e Labourian. E ricordatevi che il numero di movimento non è scritto sul movimento. Quando vi faccio vedere il movimento non si vede nessun numero, ma è scritto qui sulla cassa. Ecco, qui lateralmente. Adesso prendo estratti di archivio e vi dirò preciso di che anno sono. Ecco. Appoggio James così si può vedere stupendo movimento, sempre
collo a cigno, dopo apro così vedrete, sono 21 linee di movimento. Allora, uno è di 1904, un altro di 1906, un altro ha 20 linee. Ecco, comunque sono, come avete visto, produzione di Patek non era così veloce come oggi. Per questi orologi si doveva aspettare. Allora, acquirente brasiliano che ha comprato questi orologi ha dovuto aspettare per completare il suo cofanetto. Ecco movimento. Si vede perfettamente. Oh, ecco. Soluzione cronometrica. Ecco, è una molla che si appoggia in pratica la coda della ranchietta contro la vite di regolazione. Ecco, questa è soluzione tecnica perché qualcuno mi ha chiamato, mi ha chiesto di dire pochino più di movimenti. E questo lo so che è mia mancanza. Mia provenienza è da collezionismo, non sono stato mai orologiaio. Allora può darsi che guardo troppo dal punto di vista estetico e storico orologi, non dal punto di vista tecnico. Dovete perdonarmi, signori. E comunque sono due stupendi orologi. Signore che proprietario di questo cofanetto chiede per tutti e due, per tutto completo, 7.000 euro. E io penso che è un prezzo giustificato. E qui volevo dire perché tanti anni fa, conoscendo esperti di passato, avevo sempre un po'. Non ero molto convinto di comprare da loro qualche orologio, perché pensavo allora non avrò mai occasione, cosiddetta occasione. E mi sbagliavo perché dovevo proprio comprare da loro perché mi proponevano orologi veramente stupendi. E io, va bene, queste occasioni potevano capitare 20-25 anni fa. Fidatevi, signori, io faccio questo mestiere, occasioni non capitano più. E soltanto possono capitare orologi sbagliati. Invece, quando noi prendiamo in conto vendita un orologio, noi discutiamo con proprietari di orologi e le richieste sono molto, molto più alte di queste che io vi presento. Non sempre riesco a abbassare prezzo, abbassare valutazione, ma direi che mi capita abbastanza in modo frequente. Ecco, questo è stupendo cofanetto di orologi Gondolo di Rio de Janeiro. Adesso altro Patek, sempre da tasca, ma molto più moderno. Perfino ho messo questo orologio sulla scatola. Scatola moderna. Ecco, guardate bellezza di questo quadrante. E ditemi se non è veramente bello. Quadrante indelebile, bicolore. Orologio è nuovo, stato prodotto a 1948 e venduto a 1949. È un bell'orologio per qualcuno che è nato in questi anni. È un orologio molto comodo perché piatto, chiusura savonette, come vedete, si può portare tranquillamente oggi. Quadrante veramente. Comunque io non presento orologi che non sono in buon stato, che non sono originali in buon stato. Ecco, movimento è di alto livello.
Ecco, anche qui devo caricare, ecco. Guardate come rifiniture di movimento, con onde di Ginevra, movimento rodiato. È un spettacolo. Tanto di cappello a manufattura Patek Philippe. Richiesta di questo signore che vende questo orologio è di 3.500 euro. E anche in questo caso penso giustificata, visto bellezza e eleganza di questo quadrante e prima di tutto movimento rodiato. Così stupendo. Ecco, per amanti di movimenti, movimento è 17 linee e 140. Ecco. E qui conveniva dire perché un orologio con movimento abbastanza fuori comune. E ultimo orologio che non ha tutta. Che ho presentato in altra puntata, ma volevo ripresentare di nuovo perché sempre Patek Philippe. Ecco, io uso questo tipo di appoggio perché ho visto da un industriale sulla scrivania, mi è piaciuto molto. Ho chiesto dove ho comprato in negozi semplici di souvenir in Svizzera, dove presentano orologi di basso livello. Invece lui metteva, mi è piaciuto molto. E ho comprato più di questi espositori perché orologi si presentano molto bene. Ecco, sempre Patek Philippe. Guardiamo che anno è, dovrebbe essere 900. Eh no, 1897. Va bene, 3 anni di sbaglio mio, non è così. Allora, ecco, anche questo. Monogramma che vedete, iniziali sono E.S e anche questo è confermato da Patek Philippe. Orologio è stato prodotto in 1897 e venduto a 1898, che conferma estratto di archivio di Patek Philippe. Guardiamo insieme movimento. Ecco qui, è così bello che mi dispiace senza la lente, ma sono riuscito in qualche modo. Movimento è di buon livello, ma non parliamo di, non è classe A naturalmente, ma siamo sempre in Patek Philippe, è sempre Patek Philippe, non c'è niente da fare. Richiesta di questo signore che vende questo orologio. Ah, ecco, scusate, ho dimenticato caricare. Guardate Patek Philippe, basta caricare. Io ho avuto anche primi, numero 63, ancora di Patek e Chapek, proprio primi orologi, loro manufattura. Bastava, caricavo con chiavetta e subito partiva. E questi sono orologi. Per questo dico che sono, per me sono abbastanza nuovi tutti questi orologi. È stupendo questo orologio, lo so che sono prezzi per orologi da tasca, non sono alti, visto anche il livello di orologeria, ma questo decide non io, ma mercato, ma sono, direi, stupendi orologi. Signori, è proprio dietro di me questo ritratto che vedete di Norbert Patek. Ecco, mia manufattura preferita, ovvio che ho dovuto mettere in mio studio il suo ritratto. Signori, per questa puntata abbiamo presentato orologi da tasca di Patek Philippe. Io spero che vi sia piaciuta. Prossima puntata presenteremo, io ripeto troppe volte,
ma devo ripetere, stupendi cronografi di Vacheron, Constantin e non solo. A prossima volta, signori.